Buonasera, benvenuto al terzo e ultimo incontro del Raccontafiabe con il personaggio Stellina, servizio organizzato dall'Associazione di Volontariato Centro Ascolto Stella del Mare. Noi con oggi pomeriggio termineremo quindi questa iniziativa che è stata avviata appunto dal centro per il mese di dicembre, per tenere compagnia ai più piccoli, considerando che in quest'ultimo periodo questa pandemia ha cambiato le nostre abitudini. Adesso inizieremo e quindi appunto con la lettura della prima fiaba. Quindi facciamo presente che il servizio è completamente terminato, quindi non sarà più possibile le prenotazioni. Poi nel mese di dicembre l'associazione organizzerà nuove iniziative e basta collegarsi sulla pagina dell'associazione per capire che cosa verrà fatto. Vediamo. Andiamo, sfogliamo questo libro delle fiabe. Vediamo che cosa ci dice questo libro. Il paese delle forchette. Una volta il paese delle forchette. Nel paese delle forchette tutte le fabbriche fabbricavano forchette, tutti i negozi vendevano forchette e tutte le case erano piene di forchette. Il re del paese non aveva lo scettro, aveva una forchetta. La fata del paese non aveva la bacchetta, aveva una forchetta. I vecchi del paese non avevano il bastone, avevano un lungo forchettone. I bambini a scuola scrivevano con la forchetta. I suonatori della banda suonavano il tamburo con la forchetta. Le ragazze coi capelli lunghi si pettinavano con la forchetta. E ovviamente tutti mangiavano con la forchetta. Ma con la forchetta non si mangiavano solo la pizza e la bistecca, si mangiavano anche il latte, il brodo e il gelato in coppetta. Che scomodità, penserete voi. E lo pensò anche Lombardo, l'inventore. Tanto che si mise all'opera e inventò una forchetta senza denti che serviva per mangiare le cose liquide. E sapete come diede nome alla sua invenzione? Vediamo se lo sapete. Cucchiaio. Divertente, vero? Vediamo la prossima filastrocca. Il carbonante super speciale. Al distributore di Walter, il bambino ci sono tre pompe. La prima è quella gialla ed è quella della benzina. La usa sempre la signora Grazia per la sua auto gialla. La seconda è verde ed è quella del gasolio. La usa sempre Gino per il suo camion verde. La terza è blu ed è misteriosa. Dalla pompa blu non esce benzina e non esce neanche gasolio. Allora cosa esce? È un carburante super speciale, dice Walter. È il carburante dei dischi volanti. E infatti ogni notte, quando le altre due pompe riposano, la pompa blu lavora a pieno ritmo. Ecco un disco volante che viene da Marte e ha finito il carburante. Allora scende giù fino alla pompa blu e glu 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 si riempie di carburante super speciale e poi vrum riparte tra le stelle. Ecco un disco da Venere, anche lui glu 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 si fa una super bevuta di carburante super speciale e poi vrum riparte nello spazio. E uno da Giove, uno da Saturno e così via. E tutti si riempirono di carburante speciale e poi volano via. E vederli, credetemi, è uno spettacolo strabitante. E io che cosa vi posso dire? Che in questo periodo io mi sono riempita dell'allegria e dei sorrisi che siamo riusciti a far nascere alle persone che ci hanno visto. E in più, anche se non possiamo sorridere e mostrare i nostri sorrisi per via delle maschere, speriamo tanto che in questo periodo abbiamo tenuto compagnia. Intanto io vi mando un grande abbraccio e un forte bacio, grande, 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 grande per tutti i bambini. E vi raccomando, continuate a seguirci sulla pagina del Centro Ascolto Stella del Mare. Per questo mese noi abbiamo finito. Seguiteci e poi scoprirete che cosa in mente avremo in mente di organizzare. Baci baci!